Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa rete. Oggi parliamo di comparto agroalimentare che rappresenta, pensate, il 15% del prodotto interno lordo. Questi sono dati CREA e CIA, quindi fonti assolutamente attendibili. Durante il periodo della pandemia la filiera agroalimentare sta reagendo non proprio in maniera omogenea, tuttavia i consumatori stanno dimostrando di preferire i prodotti di territorio e ovviamente si sono riversati sugli acquisti online. Di questo e di tanto altro, ad esempio anche di export, parleremo con gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sono stati convocati e che sto per presentarvi. In collegamento abbiamo il dottor Denis Pantini, responsabile agroalimentare Wine Monitor presso Nomisma. Buonasera. Buonasera. In studio Roberto Di Domenico, presidente della sezione agroalimentare di Confindustria Chieti Pescara e esponente dell'azienda, titolare dell'azienda Spiedì. Buonasera. Ancora Stefania Bosco, consigliera di presidenza di Confindustria Chieti Pescara e membro nonché titolare delle storiche cantine Bosco Nestore. Buonasera a voi. Benvenuti, quindi possiamo entrare subito nel vivo della nostra chiacchierata. Io passo la parola quasi immediatamente al presidente Roberto Di Domenico, al quale desidero chiedere esattamente come si sta configurando il comparto agroalimentare, soprattutto per quanto concerne l'Abruzzo, e qualche focus sulla filiera di appartenenza. Prego, Presidente. Allora, per quanto riguarda l'Abruzzo, l'agroalimentare, come è stato detto, rappresenta il 15%, è in forte evoluzione, sta soffrendo un po' l'Horeca, purtroppo la ristorazione per il Covid è ancora chiusa, speriamo in tempi migliori, ma per quanto riguarda la grande distribuzione si lavora sempre di più e si lavora meglio. Poi per quanto riguarda lo sviluppo della nostra azienda, noi ogni trimestre presentiamo dei prodotti alla grande distribuzione. Gli ultimi prodotti che abbiamo presentato sono, se non prodotti abruzzesi, ma la tartare con la chianina, abbiamo presentato le polpettine di chianina e stiamo facendo un buon lavoro con l'arrosticino d'Abruzzo, sempre di più, che abbiamo presentato 2 anni fa. Per quanto riguarda il discorso degli allevamenti, stiamo facendo un grande lavoro. Ci hanno riconosciuto tutti l'arrosticino d'Abruzzo, tutti lo vogliono, tutti lo desiderano per quanto riguarda la grande distribuzione. Purtroppo, come ho detto in anticipo, l'Horeca era partita bene, adesso è ferma, aspettiamo tempi migliori. Quest'anno abbiamo presentato, fine 2020, l'agnello IGP d'Abruzzo, anche lì stiamo facendo un buonissimo lavoro e contiamo che per fine anno riusciamo a riattivare un 100-150 allevamenti per creare 1.000-1.500 posti di lavoro. Certo che se il progetto si riesce a portare a termine fine 2022, riusciamo a creare dai 6 a 7 mila posti di lavoro. Questo penso che sia un bel risultato e c'è da fare un grande lavoro, ma ci stiamo provando e i risultati stanno arrivando. Perfetto, Presidente. Adesso passo la parola alla mia collega di Associazione Donne del Vino, Stefania Bosco, alla quale non posso ovviamente dare del lei, nonostante il ruolo importante che ricopre. Bosco, Antiche Cantine Bosco Nestore è una realtà abruzzese che non ha bisogno di presentazione, quindi ovviamente siete testimoni di un saper fare, di una filiera che in questo momento sta affrontando una difficoltà non indifferente. Vorrei una panoramica, insomma, come state reagendo a questa situazione e quali sono le sfide soprattutto. Sì, purtroppo nel comparto dell'agroalimentare, che come sta dicendo qua il nostro presidente sta andando bene, il settore vino è quello che ha sofferto di più, ma parlo anche nel settore, cioè nell'ambito nazionale, non solo abruzzese.
e purtroppo con l'Horeca e anche, io aggiungo, anche il settore turistico, quindi tutta la fascia di enoturismo che è venuta a mancare in questo anno, per le aziende è stato veramente un duro colpo. Abbiamo affrontato una vendemmia con le cantine aperte, piene di vino, quindi insomma diciamo che il settore è veramente in sofferenza. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo reagire e far valere i nostri vini. Purtroppo l'Horeca è un settore molto importante per la qualità, per il trend abruzzese e soprattutto anche le esportazioni, che sono crollate totalmente a causa della pandemia. Le sfide, forse dover ampliare la nostra raggio di azione, diciamo così, dall'e-commerce, come stavi parlando tu prima, ma anche nella GDO, come parlava il presidente, quindi aprire a mercati dove noi prima aziende, diciamo, del territorio non eravamo un po' restii nell'affacciarci, e queste sono le nuove sfide che ci si presenteranno prestissimo, sperando ovviamente quanto prima il settore, cioè tutta l'Horeca e anche le nostre cantine, possano riaprire ai nostri clienti abituali. Assolutamente, prima c'è stato il lapsus cantine aperte, nel senso che poi Stefania Bosco è anche impegnata nel movimento del turismo del vino, quindi il discorso di prima, insomma, l'incapacità di poter esprimere tutta la potenza di questa filiera per l'impossibilità oggettiva, appunto, di ospitare persone, di avere una socializzazione degna di quel nome. Quindi vengo subito da lei, dottor Pantini. Vorrei una fotografia abbastanza nitida di quello che sta accadendo con la pandemia in ambito agroalimentare, sia nel nostro territorio, cioè intendo in Italia, che all'estero. Io leggo testualmente, per non saltare nessun tipo di riferimento che la riguarda, e appunto che lei ha competenze specifiche di ricerca applicata nella consulenza aziendale, assistenza tecnica in tema di sviluppo di impresa e di territorio, quindi credo sia la persona più idonea per darci una fotografia, come ho detto prima, in tal senso. Grazie, saluto nuovamente anche tutti gli ospiti presenti da voi. In realtà già molto è stato anticipato, perché per quanto riguarda i cambiamenti è stato citato la questione della ristorazione, che ha fatto un po' da spartiacque, no? Tra le performance di chi è andato bene e di chi invece ha avuto dei risultati negativi in termini di fatturato e di vendite. Quello che è accaduto è un po' sotto gli occhi di tutti. Per arginare la pandemia, praticamente c'è stata una chiusura molto importante del canale Horeca, che si è contrapposto a una tenuta invece della GDO, che nel corso del 2020 ha visto crescere di molto le proprie vendite. In Italia si sono registrate una crescita a valore di circa il 4% nella vendita dei prodotti alimentari, e parallelamente a questo anche l'aumento dell'e-commerce. Da questa diapositiva che vedete parliamo di un più 134% nelle vendite online di prodotti grosseri, dove all'interno la gran parte è prodotto alimentare. Ovviamente l'e-commerce pesa ancora per meno del 5% su tutti i consumi alimentari, però chiaramente vi dà un'idea di come questo canale stia crescendo in maniera strutturale ormai anche dopo il lockdown. L'altro aspetto è quello invece dell'export, che fondamentalmente non ha fatto altro che replicare un po' i trend del nostro paese, nel senso che l'Italia sostanzialmente ha tenuto, ha portato a casa un più 2%, e in questo vi dico anche che l'export agroalimentare dell'Abruzzo ha fatto ancora meglio, perché ha chiuso a più 3%. E questo trend fondamentalmente, che ha visto noi italiani andare meglio ad esempio dei francesi, che hanno perso l'8, è stato determinato anche in questo caso da quei paesi dove la GDO ha permesso un aumento delle proprie vendite ai prodotti italiani che erano già posizionati in quel canale, mentre dall'altro lato, in quei paesi dove noi eravamo più forti nell'Horeca,
necessariamente abbiamo perso. Chiusura dell'Horeca, che ci tengo a ribadirlo, in Italia ha visto scendere il fatturato delle imprese del food service di circa il 37%, a livello europeo parliamo di circa 33% in meno rispetto al 2019, che tradotto in soldoni sono ben 130 miliardi di euro praticamente andati in fumo. E quello deriva anche, come dicevano prima, come si diceva prima in studio, dal calo anche dei flussi turistici. Pensate che in Italia la spesa alimentare trainata dai turisti solo stranieri vale circa 10 miliardi di euro. Con la chiusura dei voli, le restrizioni nei movimenti, la chiusura dei ristoranti, quei 10 miliardi praticamente si sono persi. Quindi mettiamo assieme un po' tutte queste cose, si capisce fondamentalmente dove siamo cresciuti, dove siamo calati. E poi l'altro aspetto da considerare è che anche guardando all'export, quel più 1,7% nasconde dei chiaroscuri, nel senso che ci sono prodotti come la pasta o la passata di pomodoro che, vedete, sono cresciute a doppia cifra percentuale nell'export a valore rispetto al 2019, contro altri prodotti, si diceva prima il vino ad esempio, che invece è andato molto in sofferenza. Anche l'Abruzzo, qui in questo caso, ha chiuso leggermente sotto, a meno 2% nell'export 2020. L'altro grande prodotto che ha avuto grossi problemi sono i formaggi, anche qui meno 3%. E perché questo? Perché chiaramente è successo che gli italiani, ma soprattutto anche tutti gli altri paesi che hanno visto il lockdown, ha fatto sì che la gente avesse più tempo per passare la propria attività, diciamo, tra le mura domestiche, dedicandosi anche di più a cucinare. E quindi quali sono i prodotti che hanno avuto una maggior crescita? Proprio quelli legati alla cucina, quindi la pasta da un lato e la passata di pomodoro, ma così anche l'olio extravergine di oliva. Avete visto prima, nell'export è cresciuto quasi il 7%. E ribadisco, e chiudo qui questo primo giro di domande, tenete conto che sono tassi percentuali di crescita che questi prodotti non vedevano da almeno 10 anni, quindi questo è importante considerarlo. La pandemia ha favorito alcuni prodotti, ha favorito imprese su certi canali e ne ha penalizzati purtroppo altri. Una immagine molto nitida quella che lei ci ha regalato attraverso queste slides e ovviamente la sua spiegazione. Presidente, qui in studio abbiamo parlato un po', no? Abbiamo ampiamente illustrato quali sono le dinamiche relative a quei dati che sono stati spiegati prima. L'agroalimentare significa Italian Sounding, significa anche, per quanto concerne l'Abruzzo, ovviamente Made in Abruzzo. Dal punto di vista della sua sezione, dal punto di vista delle nuove diciamo prospettive di Confindustria Chieti Pescara, che cosa bolle in pentola, insomma, come intendete portare avanti questi valori? Ma noi intendiamo, con il progetto bellissimo che ha fatto l'Unione Industriali, intendiamo col progetto ABC Abruzzo Blockchain, quello lì è chiaro che ci difende. Perché, come ha detto lei, noi siamo ambasciatori del Made in Italy in Abruzzo, ambasciatori del Made in Abruzzo, no? Con questo progetto riusciamo a difendere i nostri prodotti, che purtroppo ci copiano un po' tutti, no? I prodotti italiani, l'agroalimentare, sono tutti contraffatti, la maggior parte, non tutti, e noi con questo progetto cerchiamo di difendere le aziende. Io, come azienda titolare dell'azienda Spedì, mi sono già iscritto, perché onestamente sono rimasto affascinato appena a prima vista, sai, sono quegli amori a prima vista che dico: bel complimenti a Confindustria, perché così facilita di molto il lavoro alle aziende. Per quanto riguarda i prodotti Made in Abruzzo, noi con la nostra sezione, io e Stefania, abbiamo presentato a luglio dell'anno scorso, ahimè il Covid ha bloccato un po' tutto, il progetto di aprire uno showroom a Milano dove presentiamo tutti i prodotti abruzzesi migliori, in collaborazione anche con il turismo. Veramente è stato un progetto sposato un po' da tutti, un progetto molto importante, lungimirante. Purtroppo ci ha fermato e ci ha bloccato, ma ancora per poco, che io sono fiducioso che a breve si inizierà nel mese di giugno a riparlare di questo discorso e lo porteremo sicuramente a termine entro l'anno. D'altronde, sento parlare, io ci credo che faremo 500.000 vaccini al giorno, significa che il popolo italiano a settembre, ottobre esce da questo
purtroppo da questa pandemia, ma non ci dimentichiamo una cosa importante e ci tengo a dirlo e lo dico in tutte le trasmissioni che vado e con tutte le persone che parlo. È chiaro che il mondo è cambiato, ma non è detto che sia peggiore. Io sono convinto che diventeremo e siamo, anzi stiamo diventando tutti più bravi, stiamo ripensando il modo di vivere, il modo di fare, mettiamo più cuore e soprattutto vedrete che la gente darà più rispetto alle altre persone, perché negli ultimi anni si è solo pensato a se stessi, invece sempre di più bisogna pensare agli altri e fare comunità, che non è mai sbagliato, che l'unione fa la forza. Bosco, in qualità di vicepresidente della sezione, si è parlato prima, no, di networking, di quanto sia importante essere in una ottica di sistema, quindi tutti coesi. Che cosa desidera lei augurare al sistema vitivinicolo abruzzese e quali sono le tre parole chiave che possono in qualche modo rappresentare, insomma, un viatico per un futuro decisamente più roseo? Il nostro settore è da sempre forse l'emblema dell'associazione abruzzese come prodotto, perché comunque noi abbiamo un consorzio di tutela che raggruppa tutti i produttori abruzzesi, che siamo veramente tanti, credo 300 marchi, e questo fa forza per l'export, per quando si poteva, fa forza d'immagine, però a mio avviso dovrebbe essere più incisivo, quindi più incisiva la conoscenza, soprattutto delle tre parole, io dico la valorizzazione del territorio, perché l'Abruzzo tutti lo conosciamo come abruzzesi, però al di fuori dei nostri confini la conoscenza diventa molto limitata, quindi secondo me una delle nostre forze dovrebbe essere proprio la valorizzazione del nostro territorio, far conoscere la peculiarità che ha l'Abruzzo nei suoi microclimi, nella vicinanza tra il mare e le montagne, le colline, cioè da dare proprio un messaggio che si produce un prodotto, una materia prima in una zona, regione verde d'Europa, e quindi ha un valore aggiunto superiore rispetto ad altre regioni, quindi partire proprio dalla base e poi seguire un processo di sostenibilità sia come settore industriale, quindi parlo da industriale, quindi la sostenibilità del processo partendo sempre dalle uve, la sicurezza anche del prodotto alimentare, che è fondamentale anche oggi, portando un prodotto sulle nostre tavole. Adesso noi abbiamo, come diceva il Presidente, anche la blockchain che aiuta, ma nel settore vini noi abbiamo le fascette che danno la tracciabilità del prodotto dall'uva fino alle tavole dei nostri consumatori. E poi, che posso dire, non so, è un po' di forza, abbiamo bisogno forse di forza, di volontà, perché tanta passione ne abbiamo e l'abbiamo evidenziata sempre quando si produce un prodotto che viene dalla natura. Io dico sempre, noi produciamo grazie e per la natura, quindi abbiamo una forza, una passione nel produrre i nostri prodotti, che veramente come produttori vinicoli li consideriamo tutti figli, e quindi avere maggior forza, maggior coraggio e cercare di andare avanti nella consapevolezza di essere, non voglio essere presuntuosa, però in questo caso siamo differenti rispetto ad altre regioni, ma dobbiamo essere bravi nel farlo capire ai consumatori finali, che devono uscire fuori dal nostro Abruzzo, quindi in Italia o nel mondo, che purtroppo il Montepulciano sconta una conoscenza non perfetta, nel senso che il vino Montepulciano è sempre stato un vino cheap, oppure qualità-prezzo, insomma, vini da qualità-prezzo è un po' risicato come conoscenza su scaffale. Quindi dobbiamo fare tanto, e augurandoci che quanto prima tutto ciò
possa finire, quindi come diceva Roberto, riaprire i mercati, i ristoranti, le nostre cantine e i nostri mercati, che sono fondamentali per andare avanti. Assolutamente, ho apprezzato molto questa esternazione e volevo fare un attimo, sempre Vicepresidente Bosco, una domanda. Attualmente la situazione nelle cantine qual è? Questa può essere una considerazione che secondo me interessa molto a chi ci sta seguendo. C'è stato molto vino prodotto, la natura non si è fermata, siete andati avanti con la produzione. Oggi, attualmente, a livello di stoccaggio, con i ristoranti chiusi, l'impossibilità di poter vendere come prima, come si profila la situazione? Prego. Si acquistano altri serbatoi, aumentiamo le nostre cantine. Vabbè, questo, scusate, è una battuta, ma certo non ci fermiamo. Indubbiamente, ripetevo prima che ho detto lapsus, noi abbiamo cioè, aziende che hanno cantine piene di vino, però la natura non si ferma, quindi non potevamo non vendemmiare, e poi, anche in considerazione del fatto che è stata una vendemmia bellissima, quindi abbiamo avuto degli ottimi prodotti. Lo Stato è venuto incontro soprattutto con la distillazione, insomma, i prodotti abruzzesi non sono vini da distillazione, per fortuna o purtroppo. E qualche altra agevolazione un po' sul consorzio nel ritardare l'uscita delle DOC, insomma delle piccole escamotage per cercare di venire incontro al produttore. Però l'unica speranza che abbiamo effettivamente è che i mercati esteri, i mercati italiani riprendano quanto prima. Noi siamo, come si dice, forti e gentili, abbiamo assolutamente insomma, il coraggio non ci manca, e quindi forse qualche finanza in più non sarebbe sbagliato anche dalla parte qua del nuovo, insomma, dell'assessore regionale o del nuovo ministro dell'agricoltura, insomma, pensare anche al settore vino, perché comunque di per sé è un'immagine importantissima per l'Italia come Made in Italy, di cui ne parlavamo prima, e quindi credo che sia importante tutelarla. Assolutamente. Pantini, lei ha ascoltato, immagino, attentamente tutto quello che dicevamo qui in studio. Sono cambiati i paradigmi, è cambiato un po' il mondo dal suo osservatorio. Quali sono i nuovi trend? Secondo lei, quale sarà la situazione post pandemia? Che cosa si sente di suggerire agli imprenditori del comparto agroalimentare? Prego. Beh, alcune evidenze sono state citate anche dagli interventi che mi hanno preceduto, nel senso che c'è un nuovo approccio che il consumatore pone quando va a fare la spesa. Questo lo abbiamo visto da diverse indagini che come osservatorio Nomisma realizziamo periodicamente, e dove si vede che prima della pandemia quello che guidava gli italiani all'acquisto era anche l'italianità del prodotto, quindi diciamo un criterio preferito era proprio quello di comprare italiano. Ma accanto a questo stavano sempre più emergendo anche altri fattori, come quelli ad esempio ambientali, la tutela dell'ambiente che si esprimeva nell'acquisto dei prodotti biologici o con packaging sostenibile. Poi al terzo posto, lo vedete anche da questa diapositiva, era importante la tradizione, quindi un prodotto che fosse tipico, e al quarto posto che facesse bene anche alla salute. Poi è arrivato il lockdown e ha un po' stravolto questi criteri, questo approccio, perché ha riconfermato sicuramente la questione dell'italianità, e lo si vede anche in un'altra slide che dovrebbe emergere in questo momento, eccola qua, ma si sono rafforzati anche altri aspetti, in particolare sia la cosiddetta sostenibilità e soprattutto la questione dei benefici alla propria salute. In ultimo, ed è invece quello che ci hanno detto i consumatori una volta usciti dal lockdown, questi ulteriori requisiti hanno trovato un ulteriore spazio di crescita, per cui quello che è stato segnalato dai consumatori italiani è che anche dopo la pandemia si continuerà a prestare maggiore attenzione all'italianità e soprattutto alla territorialità, e questo sicuramente fa gioco anche ai prodotti dell'Abruzzo. Ma poi l'ultimo aspetto che mi preme sottolineare, che deriva un po' da quello che abbiamo visto prima,
è il mantenimento dell'acquisto online. Questo secondo me vale la pena segnalarlo proprio come uno di quei requisiti, di quei cambiamenti che inizialmente si pensava fossero congiunturali, ma che stanno sempre diventando strutturali. E con questo cosa voglio dire? Voglio dire che se dovessi consigliare oggi alle aziende, come sicuramente molti avranno già visto e approntato come cambiamenti, c'è sicuramente l'attenzione alla multicanalità, cioè il fatto di essere contemporaneamente presenti su più canali di vendita, proprio per evitare da un lato un rischio, un altro shock di mercato, ma dall'altro ancora di sfruttare le opportunità che ci siano. E qui mi ricollego anche a quello che veniva detto prima sul fatto che l'Abruzzo è una regione soprattutto conosciuta dagli abruzzesi. È vero, nel senso che alcuni studi che abbiamo fatto proprio per il Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo hanno fatto vedere come negli anni il vino abruzzese è un vino che comunque trova una maggior valorizzazione e anche conoscenza da parte dei consumatori. La questione oggi di comprare online permette anche di far conoscere vini di alcune regioni a consumatori di altre, perché tenete presente che i consumi di vino sono fortemente regionalizzati, cioè se voi chiedete a un piemontese che vini beve, beve soprattutto vini da propria regione, se lo chiedete a un romagnolo uguale, se lo chiedete a un marchigiano idem. Questo cosa significa? Che se io invece vado a comprare online e avendo un portafoglio prodotti molto assortito in scelta, posso anche andare a provare vini di altre regioni che quindi possono giocarsela, diciamo così, alla pari dei prodotti regionali. E l'ultimo aspetto che mi preme considerare e segnalarvi è che anche sempre in relazione al vino, quello che abbiamo visto negli ultimi mesi è che è vero, stiamo tutti aspettando l'apertura della ristorazione per recuperare una parte di mercato che abbiamo perso, però vale la pena considerare che per evitare ulteriori shock di mercato, ulteriori problematiche legate a quelli che sono un po' gli effetti post pandemia, dobbiamo anche imparare, secondo me, a pianificare meglio quelle che sono le nostre produzioni attraverso gli strumenti che la legge ci dà a disposizione. E penso ad esempio alla questione del problema delle giacenze in cantina o dei surplus. Se noi riusciamo già oggi a capire dove sta andando il mercato e come adattare meglio la nostra produzione rispetto a questa domanda, sicuramente riusciremo a tamponare anche eventuali rischi che potrebbero verificarsi in futuro. E questo lo dico come consiglio, proprio perché da un lato abbiamo la multicanalità, la diversificazione dei mercati e dall'altro il corretto utilizzo di tutti gli strumenti che la legge ci dà a disposizione per in un certo modo governare o equilibrare meglio l'offerta a quella che è la domanda. E credetemi, gli studi che abbiamo fatto dimostrano come le potenzialità dei prodotti alimentari e anche del vino abruzzese sono veramente tante. L'importante è farsi conoscere e andare nei mercati dove questo valore vi viene effettivamente riconosciuto. Grazie mille Pantini. Presidente Di Domenico, un flash conclusivo, stiamo chiudendo, quindi vuole lanciare un messaggio, un saluto, un Ma incoraggiamento? Sì, voglio tornare un attimo al primo discorso, perché aprire un allevamento? Perché fare questa attività che oggi non fa nessuno? Ma c'è un motivo semplice. Quando si avvia un'azienda, si studia, si fa marketing, come vendere questo prodotto, come, non tanto come produrlo, ma come venderlo. Se io domani mattina decido di avviare un allevamento, non mi devo preoccupare come venderlo, perché ho i prodotti già venduti. E questo è il bello che io continuo a dire, facciamo gli allevamenti, perché i prodotti li ho già venduti prima di produrli. E non esiste un'attività che si vende un prodotto prima di iniziarle a produrlo. Perfetto, grazie mille Presidente. Adesso io vi leggo alcuni appuntamenti promossi da Confindustria Chieti Pescara. Martedì 23 marzo, comunicare progetti e valori, formazione su social media, marketing con Luca Lamesa. Mercoledì 24 marzo, doing construction in Africa, partnership opportunities. Giovedì 25 marzo, la trasformazione del territorio e dei porti abruzzesi per le nuove strategie distributive. Mail di riferimento economia@confindustriachp.it. Dopo questi appuntamenti io non posso fare altro che ringraziare ovviamente i telespettatori che hanno seguito la trasmissione. Ringrazio gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara, in collegamento Denis Pantini, in studio Roberto Di Domenico, Stefania Bosco. Ringrazio la regia di Andrea Di Fabio e vi do appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.